Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, ha raggiunto il successo nei primi anni 90 grazie alla sua partecipazione come prima donna a diversi varietà del Bagaglino, rimanendovi per più stagioni e tornandovi nel corso degli anni successivi, dopo l'affermazione come attrice in spettacoli teatrali, pellicole cinematografiche e televisive. Nel corso della sua carriera ha anche lavorato come conduttrice di trasmissioni televisive, fra cui il 47esimo Festival di Sanremo, Scherzi a parte, Domenica, I Nei Raccomandati. Dalla seconda metà degli anni 2000 prende parte come concorrente a diversi reality show, L'Isola dei Famosi, Grande Fratello VIP, per tre volte, Circus, Temptation Island VIP e per la TV spagnola Supervivientes. Valeria Marini è stata ospite della giornalista Francesca Fagnani in occasione di una emozionante intervista durante il format Belve. La showgirl ha raccontato di un evento molto importante del suo passato, ovvero dell'aborto all'età di 15 anni, deciso dalla madre, e di cui lei non era consapevole. A tal proposito ha rivelato: «Non sapevo che avrei avuto un'interruzione di gravidanza. Sono andata in una clinica privata. Poi ero una ragazzina. Ho sofferto molto sia fisicamente che psicologicamente. Questa è stata una cosa che mi è rimasta dentro. Una decisione quindi molto forte, ma la Marini ha voluto sottolineare di essere grata alla madre in quanto l'uomo in questione era violento. Un amore malato». La vita sentimentale della nota showgirl non è quindi mai stata semplice. Nemmeno in tenera età, quando si è ritrovata a dover fare i conti con un ragazzo violento. In questi anni non sono poi mancate le storie d'amore ed anche le relative delusioni. Su tutti il rapporto con Vittorio Cecchi Gori, a cui è stata legata per anni, anche quando il produttore ha avuto problemi con la legge. Dopo quella storia, ha avuto anche un veloce matrimonio con Giovanni Cottolo, durato poco meno di un anno. Poi vi è stata la relazione con Patrick Baldassari. I due hanno preso parte a Temptation Island VIP. Nell'ultimo periodo, invece, spesso stata vista con Eddie Siniscalchi, ma attualmente non è ancora chiaro se la loro storia sia ancora in piedi.